Bentornati sul mio canale YouTube. Ieri sono finalmente usciti i tanto attesi Future Stars e assieme alle carte che sono presenti sul mercato sono state regalate tutta una serie di cartuscelle che avete nel negozio e che potete buttare in una nuova evoluzione, quella Attaccanti Stelle del Futuro Academy. Andiamoci a vedere oggi quali sono le scelte migliori. Allora, l'evoluzione in questione, come vi dicevo, è questa qui. FS, ovvero Future Star Academy Attackers, Attaccanti, ed è una evoluzione completamente gratuita, i cui requisiti sono rarità, il giocatore non deve essere una evoluzione Future Stars in corso, playstyle massimo 7, rarità ovviamente non in progress evolution nuovamente in generale e playstyle plus massimo 0, ma questo è relativo perché tanto i giocatori che sono eleggibili sono quelli che vi sono stati regalati all'interno del pacchetto che, ripeto, trovate tutti quanti nel negozio. Per cui al momento le carte che si possono andare ad evolvere sono questi 9 giocatori, ovvero Ferreira, Atenea, Brian, Malard, Dina e Bimbe, Rodri, Okafor, Torres e Brobbey. Io però, che sono una persona studiata, vi ho già fatto fuori, in senso metaforico, i giocatori che sono inutili e ci andiamo a vedere, secondo me, quali sono le carte più interessanti. E partirei proprio da questo Junior Dina e Bimbe, che è una carta che se voi magari guardate così dite potrebbe essere né carne né pesce, perché dice un 82 che parte da esterno e andandolo ad evolvere prende il colpo di testa che me ne faccio poco, le rovesciate che manco ve lo dico, e un esterno con 85 di tiro, quindi che non ha questa grandissima finalizzazione, potrebbe essere abbastanza inutile. Ma la cosa comoda di queste bimbe sono i ruoli secondari, come potete ben vedere, perché oltre all'esterno può fare anche il centrocampista centrale, che è proprio il ruolo che interessa a me, oltre che può fare anche l'ADA, quindi se magari giocate con una difesa a 5 lo potete piazzare lì. E anche quello è un ruolo interessante per evitare il meta delle palle alte, delle sponde, eccetera eccetera. Però ripeto, quello che interessa a me è il centrocampista. Da centrocampista noi praticamente ci ritroviamo un bestione di 1,84 m, perché il buon Bimbe è 1,84 m. Andandolo a evolvere, le statistiche risulterebbero così: 96 di accelerazione, 95 di velocità scatto, addirittura 99 di potenza tiro se vogliamo anche spaventare il nostro avversario con qualche tiro da fuori, 96 di passaggio corto, 88 di passaggio lungo, 93 di agilità, 90 di equilibrio, 90 di reactions e addirittura 90 di forza con 83 di aggressività. Non fatevi spaventare dalle statistiche difensive, perché onestamente questo io l'ho provato già nella versione IF ed è stato utilizzato persino da Super Sub, da Obrun nel Pro Open, ed è una carta totalmente broken perché difende molto di più di quello che sembra e poi gli piazzate anche un bello stile d'intesa, ombretta, in maniera tale che gli boostate quelle che sono le carenze che ha, e questo 70 è influenzatissimo dal 60 di precisione di testa e dal 62 di scivolata. Però come potete vedere le altre statistiche alla fine sono sul verdino, che con ombra diventano carucce. Quindi il buon Ebimbe, a mio modesto modo di vedere, anche poi in ottica magari evoluzioni future, anche se ci vorrà un po' di tempo visto che questo di Playstyle Plus ne guadagna ben due, diventa simpatico. Un'altra carta che sicuramente tanti di voi avranno attenzionato è questa di Okafor, perché è una carta che in Serie A non c'è, perché giocatori con queste caratteristiche, ovvero che va a prendere la quinta stella skill e il 4 piede debole, non ci sono. Diventerebbe un toro, perché è un toro di 1,85 m con 98 di velocità, sia di accelerazione che velocità da scatto, 88 di potenza tiro e 86 di finalizzazione, che paradossalmente sono i due parametri un po' più così, però comunque sono tanta roba. 85 di passaggio corto, 76 di passaggio lungo, che comunque sono dei buoni parametri, 95 di agilità, 87 di equilibrio e 87 di reactions per un giocatore che comunque 1,85 m sono degli ottimi parametri. Abbiamo un 71 di precisione di testa abbinato a un bel 99 di salto, che con questo playstyle qua anche in zona offensiva la potrebbero raccontare discretamente. 83 la stamina, 96 la forza. Questo giocatore qua, secondo me, oltre ad essere chiaramente simpatico anche da punta, visto che manca un giocatore con queste caratteristiche, soprattutto da esterno, io lo piazzerei anche in game, magari in quel ruolo lì, perché un giocatore così fisico paradossalmente dovrebbe essere Leao da giocare in quella zona lì. Però Leao al momento non abbiamo una carta con 5 skill, perché evidentemente la EA ha preso una crociata contro il povero Leao e noi hanno messo
la skill che meriterebbe. Per cui, secondo me, questo Okafor si piazza al secondo posto nella mia personalissima classifica delle migliori evoluzioni. Al terzo posto, gradino più basso del podio, se lo sono contesi due giocatori spagnoli, o meglio, un giocatore e una giocatrice. Il primo è Rodri, un esterno sinistro del Betis Siviglia spagnolo. Una carta che può giocare a sinistra, può giocare a destra, può fare anche il trequartista, almeno come ruolo secondario, magari se dovete bridare. Diventa 5 skill e 4 di piede debole, anche lui è un giocatore molto agile, come quella che vedremo dopo, perché è 1,68 m. Le statistiche, 97 di accelerazione, 88 di velocità scatto, che predilige poi l'accelerazione visto lo stile di corsa explosive, quindi ottimo. Tiro a giro e tecnico come playstyle argento, che si aggiungono a quelli dell'evoluzione, che sono molto buoni per un giocatore che andiamo a schierare prettamente in fascia. 97 di potenza tiro, 92 di finalizzazione con 94 di tiro da fuori, quindi ottimo proprio per il tiro a giro base. 95 il passaggio corto, 88 quello lungo, 94 l'agilità, 96 l'equilibrio, 86 le reactions e anche un ottimo 83 di stamina. Non lo giocherei trequartista per il semplice fatto che io sul trequartista preferisco anche magari un playstyle come il passaggio calibrato, il filtrante, però questo qua magari ce lo potete piazzare perché c'è il tecnico quantomeno che è perfetto per quel ruolo lì e ce l'ha argento. Però vista la quinta skill, che vi ripeto per me è fondamentale per i giocatori di fascia, questo in fascia ve la spiega la situazione. Perché poi avendo anche il playstyle argento del tiro a giro, visto l'imminente nerf delle trivelle, ma ne parleremo in settimana, torna molto utile. Quindi il buon Rodri io lo metto al terzo posto, un pelino avanti a quella che è un'altra giocatrice molto caruccia in tutti i sensi, che è la nostra Atenea. Atenea prende 5 skill e 5 di piede debole, quindi una carta completissima sotto questo profilo. Però Atenea è 1,60 m, quindi praticamente in game è come se fosse uscita da Arthur e il popolo dei Minimei, che ripeto, va benissimo se vogliamo, però è una carta che viene presa troppo quanto ammazzate tra virgolette dagli avversari, quindi regge pochissimo fisicamente in fascia. Visto le gambette, non è che prende questa grandissima velocità, perché ovviamente un passo suo mezzo passo di un giocatore che è alto 20 cm di più, e poi c'ha 83 di agilità. Non capisco com'è possibile una carta così piccolina e minuta in game che abbia 83 di agilità. 93 di stamina, ovviamente tanta roba, bene le stats di tiro, bene il passaggio corto, una merda al 66 di lungo che comunque per un esterno potrebbe servire, e appunto c'è anche questo 81 di freddezza che per una carta 90 insomma è un parametro un po' così. Quindi playstyle anche praticamente inutili se non calamita e tecnico base, ma la nostra Atenea me l'aspettavo leggermente meglio, motivo per il quale l'ho messa quarta, e l'ho messa quarta giusto perché ha questo 5 skill e 5 piede debole, altrimenti probabilmente non l'avrei proprio piazzata nelle mie personali preferenze. Un'altra carta che, rimaniamo in ambito femminile, di calcio femminile, può essere simpatica è quella della Malard. Malard che abbiamo visto già nella versione, se non erro, Road to the Knockouts, che è uscita un po' di tempo fa, questa rimane 4-4. Quindi se la vogliamo giocare in fascia, sapete che a me giocatori che devono giocare da quelle parti devono avere la quinta skill perché è importante. Poi a livello di playstyle siamo messi malissimo perché il colpo di testa non ci serve, le rovesciate non ci servono, il pallonetto manco ve lo sto a dire, il microonde manco a dirvelo e la trivela la staranno per pacciare, quindi malissimo i playstyle. Poi per carità di Dio, rapida sì, bene il tiro, bene il passaggio corto, molto agile, tutto quanto, però onestamente questa è una carta che fatico a trovargli una collocazione all'interno delle nostre squadre, sincero. Poi c'ha un capello bello importante, però tolto il capello bello importante, onestamente non è che abbiamo questa grandissima utilità all'interno delle partite. C'ha pure normale di Warcraft, quindi proprio skip. La metto perché so che ho visto la community si è abbastanza gasata con questa carta, però non è che mi fa impazzire. Poi, l'ultimo giocatore che vi voglio segnalare è Brian. Brian, un po' come la Malard, è 4-4, c'ha dei playstyle che sono abbastanza inutili, perché, come al solito, questi due che vengono aggiunti servono a poco. Il pallonetto non ce ne freghiamo, il talento naturale men che meno. Rispetto alla Malard, però, abbiamo almeno il tiro a giro e rapido, perché qua era proprio zero. Quindi, anzi, guarda, io Brian lo metterei davanti la Malard.
Giocatore molto veloce, dotato di un tiro incredibile, 99 di potenza tiro e 90 di finalizzazione, 89 passaggio corto, 83 il lungo, super agile perché c'ha 97 di agilità e 99 di equilibrio, pecca leggermente in reaction, insomma ci posso stare, e 85 di stamina. Questo paradossalmente lo potete mettere magari anche trequartista, nonostante non abbia tecnico e playstyle di passaggio, però magari se vi serve un link con il Bayern eccetera, robe strane, ce lo piazzate. Però anche lui, tipo anche da esterno non ce lo vedo benissimo, perché è una carta piccolina, se non erro, a livello di body type. È un giocatore di 1,70 m, che non è proprio un nanico, diciamo così. Però rispetto alle carte che vi ho fatto vedere prima, ovvero Ebimbe, Okafor e Rodri, non c'è proprio paragone. Raga, anche per questo video è tutto. Come al solito vi ricordo di commentare facendomi sapere quali sono state le vostre scelte per questa Evo, e soprattutto se la andrete a fare, perché comunque dovete impiegare del vostro tempo. Mi trovate in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola dalla mattina più o meno fino alle 2-3 del pomeriggio. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao.